A cosa serve la psicologia? Non serve a nulla. O al contrario, volesse capire i segreti della nostra mente? Nel corso del Novecento, stati totalitari come quello nazista e quello sovietico l'hanno posta al bando e hanno perseguitato coloro che si impegnavano nel suo studio e nel suo insegnamento. Anche in altri paesi il suo inserimento nei piani di studio delle università è avvenuto a volte con fatica. Tuttavia, la psicologia ha apportato notevoli conoscenze relative alle facoltà umane più importanti, come il pensiero, il linguaggio e le emozioni. Da sempre la psicologia indaga nel rapporto tra la mente e il corpo. La psicologia vuole trovare risposta ai suoi interrogativi, sia per il solo piacere della conoscenza e sia per finalità operative. Grazie per l'ascolto. E se ti è piaciuto il video, metti un bel mi piace.